Bene? Siamo qui. E allora? Tutto a posto. Siamo qui a Messina, intrappolati nel traffico. Abbiamo avuto questa assemblea qui nel territorio messinese, al comando di Messina, alla presenza del coordinatorissimo nazionale Costantino. Tantissime sono le cose che sicuramente non vi interesseranno, ma tantissime sono le cose che potrebbero interessarvi. Per oggi non gli interessa. Per oggi. Ma quelle cose che ha detto, ragazzi, sicuramente tutti vorrete sapere, ma continueranno a chiamare, mi chiamano, io entro e l'altro no. A proposito, Cambiano, tu hai mandato certificati medici già? Hai rinviato le prove? E non lo sapevi? E non lo sapevo. No, allora, non le hai fatte le prove? No, io prove non ne ho fatte. Io ho fatto le prove? Tu hai fatto le prove. Ah, c'è gente che dice che tu hai fatto le prove. Che no, ho rinviato le prove. Che hai rinviato le prove, ecco. Ma quando? 11 anni fa? Sì, forse 11 o 12 anni fa. Ah, vabbè, comunque io già non ho dato nel mio passato e sono qui ancora accanto a voi per cercare di risolvere questa problematica, che già diciamo che è quasi risolta. Sì, ma ci continuano a chiamare o non ci continuano a chiamare? Allora, a dicembre è in previsione un grosso corso. Ah. Perché quello che è partito ora a ottobre sono i numeri che erano stati accantonati nell'anno 2018, se non sbagliamo, prima che ci sono in convenzione. A dicembre dovrebbe partire un corso grosso. Ovviamente si deve aspettare che si completino le visite mediche di questi idonei che sono andati a fare, ad affrontare le prove, compresi anche dei 250, e poi si tireranno le somme per completare questo corso. Sì, ma vogliamo sapere. Sì. Noi vogliamo sapere. Continueranno a chiamare. Ma ora a novembre ci chiamano, a gennaio. A sorpresa. L'anno nuovo. A sorpresa. Non lo sappiamo. Il corso sarà grosso, perciò sicuramente ci si presume essere una bella sorpresina. Si presume. Ovviamente tutto deriva da quei numeri che vi abbiamo appena detto delle visite mediche. Aspettiamo. Quanti effettivamente saranno i doni? Sono 425, aspettiamo i numeri. Io mi auspico che tutti abbiano la fortuna di poter essere assunti, ovviamente. Perché... Però... Certo, la possibilità certo. di essere assunti tutti c'è. C'è esaurimento, quella parola è esaurimento. È la cosa nuova, la cosa nuova. È veritiera, quella parola esaurimento, quella, sulla stabilizzazione esatto. su 2,50 è una parola reale, veritiera. È veritiera, quindi ragazzi, tutti quelli che ci troviamo in questa graduatoria e che aspettiamo di essere provati, tutti, quanti siamo? 8.000. Tutti quanti verremo tutti provati e ci sarà posto per tutti. Ma non mollate, non siate gufi, perché già i gufi sono entrati. Ecco, gran parte dei gufi sono entrati, alcuni sono rimasti. Esatto. Ora, quelli che sono rimasti non è che devono continuare a gufare per portare la bandiera. Certo, non esiste. Quindi, comunque e infatti sia. Vi state affidando anche a persone che non vi hanno mai voluto. Questa è una cosa ci lascia un poco perplessi. Comunque va bene tutto, lo possiamo accettare, perché tutti hanno il desiderio di coronare il loro sogno. E noi accettiamo tutte le domande che voi fate e noi vi diamo le risposte che abbiamo e che presumiamo di avere, no? Cerchiamo di dare la realtà. Avete capito? L'avete capito ancora? No, l'avete capito? Vi dovete allenare! E attento che poi ti rimproverano. Ti dicono che non hai mandato il certificato. Ah, io ho mandato il certificato. Se è caso, e comunque tutti quelli che manderanno e hanno mandato il certificato. Non è un problema, vuol dire che hanno dei problemi. Veramente. Hanno dei problemi, no? Ma insomma, non è che possiamo andare a sindacare sui problemi degli altri, ma pensiamo ai nostri problemi, pensiamo ai nostri affari. Quindi, i nostri affari quali sono? Quelli un po' di tutti, ragazzi. Affari vostri, ma già non c'era questa trasmissione. No, la ribadiamo, affari vostri. Ah, bravo. Dovete fare gli affari vostri e continuare a lottare e a crederci. Ecco. Va bene? Quindi. Ci vediamo a Palermo il 9 novembre. Non gliel'abbiamo detto quanti sono quelli da assumere quest'anno? Circa 1.000. No! No. Gliel'hai detto? Dovrebbero essere 1.000. Va bene? Cioè, basta. Prendetela con le pinze, con ma le pinze, sorprese ci saranno. Ci saranno sorprese. Arrivederci. Ciao ragazzi. Ciao.